Il 21 febbraio scorso, alla fine della procedura, un avviso, una schermata informava che sarei stato richiamato per conoscere la data della vaccinazione. Mia madre a breve compirà 91 anni. Si può muovere, si può spostare da casa? Da casa non è possibile spostarla, da 2 mesi nessuno mi ha mai chiamato. Ho provato a chiamare il numero messo a disposizione dall'ASP di Caltanissetta, però questi tentativi sono andati tutti a vuoto perché non risponde praticamente nessuno. Venerdì scorso ho fatto letteralmente 50 tentativi. Qui abbiamo, questo è il venerdì scorso, quindi abbiamo ASP Caltanissetta 26, ASP Caltanissetta 24, questo è il numero di chiamate. L'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Infocode. Siamo specialisti, tutte le linee sono al momento impegnate a causa dell'elevato numero di telefonate ricevute. Questa purtroppo è la risposta che viene data ad ogni tentativo. Sono riuscito, dopo una serie di tentativi, mi ha risposto un'operatrice di questo call center, mi ha suggerito di chiamare Gela. Io ho chiamato il centralino dell'ospedale di Gela, che mi ha rinviato all'USCA di Gela. L'operatore dell'USCA purtroppo mi ha dirottato nuovamente all'ASP di Caltanissetta, dicendomi che non è l'USCA di Gela che gestisce queste vaccinazioni e quindi contraddicendo quello che l'operatrice del call center di Caltanissetta, dell'ASP di Caltanissetta, invece suggeriva di fare. Mi confronto con degli amici che hanno la stessa situazione per i propri genitori e riscontrano esattamente gli stessi problemi qui a Riesi. Ci sono parti della Sicilia, come appunto la provincia di Caltanissetta, che non ha ancora fatto partire questo servizio domiciliare. Mi sono arrabbiato perché non c'è un servizio da parte dell'ASP provinciale. Mi sento arrabbiato perché il sito è un vicolo cieco, perché il call center è un vicolo cieco. Mi sento arrabbiato per questo rimpallo tra Caltanissetta e Gela senza arrivare a una risposta utile, cioè è tutto un circuito che non sta funzionando.